Buongiorno Peppino. Buongiorno. Peppino Morzilli qua. Allora spiegaci Peppino come si snoda questa la Via Crucis del Venerdì Santo, questa processione. Se ci sarà questa sera. Sì, diciamo questa processione penitenziale. Alle sette chiese o penitenziali come tu vuoi chiamare. Adesso intorno alle 8:30 la confraternita del suffragio esce dalla propria sede, ma tutte le congreghe escono dalle proprie sedi e vanno verso la chiesa della Santissima Trinità, dove c'è il ricongiungimento, poi c'è la orazione preparatoria e inizia la visita vera e propria. Ognuno riesce secondo l'ordine di sfilata e vanno attraverso la chiesa, l'ex chiesa di San Vincenzo, prima stazione, poi vanno verso Sant'Egidio, dove c'è la seconda stazione, poi si sale su al Santuario della Madonna della Vittoria, c'è la terza stazione, si scende e si va verso l'ex chiesa di San Sebastiano, dove c'è la quarta stazione, da lì si parte e si va verso il Sant'Antonio, dove c'è la quinta stazione, e lì si prende la bara del Cristo morto, perché comunque siamo verso dopo oltre il mezzogiorno. Da Sant'Antonio si scende, si torna alla chiesa delle Anime Sante, dove c'è la sesta stazione. Dopo la declamazione si torna nella chiesa parrocchiale, dove nella scalinata alla settima stazione, poi terminerà con la omelia finale da parte dell'oratore, probabilmente quello che già è stato ieri sera. Ho capito, quindi... Al termine di questo si scioglie la processione, ognuno torna cantando verso e con gli attrezzi processionali verso le proprie congreghe, verso le proprie sedi, dove poi c'è il cenacolo e si consuma insieme. Quindi con tutto finirà tra l'una e le due, le 13 e le 14. Sì, beh, si comincia alle 8:30, si dice, per terminare intorno all'una e 30. Così. Vabbè, tra le 13 e le 14. 14. Va bene. Se il tempo è come questa mattina, dovrebbe svolgerci tutto secondo quanto abbiamo poco fa detto. Grazie Peppino, sei stato gentilissimo. Buona giornata a te.
Quali giri? Per la vostra nazione ci perdono.
con Gesù buono per la vostra passione del cibo giorno. Ambius et amen, ave iniquita de me. Amen.
Amen.
Per ordine d'ingresso. Grazie. Ma non c'è più. Non c'è più. Quando andavano di moda le chiese. Ma di moda le chiese. No, ma è in tutti i posti così. Tanto sono rimasti 5. Almeno 5 sono rimasti. Venire, prima di più peccare voglio morire, prima di più peccare voglio morire. Gesù buono,
Ave Maria, o Dio,
Vedere la fortezza del Divin Padre indebolita, l'allegrezza di tutto il cielo rattristata, la gioia di tutti gli angeli ridotta in agonia. E tutto questo è frutto dei nostri peccati. Oh, quanto vi siamo costati, oh Gesù mio, l'averci amato. A questo stato vi hanno ridotto le nostre ingratitudini.
Ecco finalmente però che scende dal cielo un angelo per confortare il nostro amato Gesù. Accompagniamoci dunque a questo celeste messaggero e con l'ardore di fervida carità asciughiamogli il sudore della faccia e ristoriamolo con le lacrime della nostra compassione e diciamogli i sentimenti della nostra cordiale penitenza. Caro Padre, quanto vi è costato questa nostra povera anima da noi così poco apprezzata. Sia sempre benedetta la vostra bontà, sia sempre esaltata la vostra divina misericordia che tanto si è dimostrata liberale verso di noi. E per questa vostra agonia e per questo vostro sanguinare sangue, liberateci dalla morte e assisteteci in quel tremendo momento con la vostra grazia, a ciò che, sottratto alle insidie dei nemici mortali, quest'anima mia faccia il passaggio dal corpo al possesso del vostro sempiterno regno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, anche come rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo. Guarda con amore, o Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Miserere nostri Domine. Thank you.
sonda ci perdona. Ti prego Gesù buono. Thank you.
stato dell'orto degli olivi. Ti adoriamo Cristo, diciamo. Considera anima mia come il nostro buon Gesù, ciò che fu nell'orto olivi da quella gentaglia. Condotto alla casa del sommo sacerdote Caifa, viene strettamente incatenato, vilipeso e malconcio come se fosse un crudele assassino, per di più cadendo più volte durante la strada. E dopo avergli fatto fare un pesante viaggio, giunse finalmente in quella grande casa in piena notte, ricevendo ampiamente uno schiaffo, tra bocca con la faccia per terra. O Gesù mio dolcissimo, non ho animo né cuore nel pensare che in questi vostri ortaggi, senza non ridirmi, o angeli, o santi del paradiso, che diceste voi nel vedere il Re, il Signore dei Signori, il monarca dell'universo così maltrattato? Capisco, Gesù mio, capisco. Voi volete dare a noi un esempio di pazienza, di mansuetudine, di umiltà, e volete farci conoscere quanto vi sono costati i nostri peccati, per i quali tanto vi è costato patire. Sia sempre benedetta la vostra divina carità, sia sempre esaltata la vostra infinita bontà. E se tante volte con i miei peccati vi ho oltraggiato, altro motivo ho avuto che la mia impietà, la perfidia della mia ingratitudine. Ah, vorrei morire di puro dolore. Misericordia vi chiedo, Gesù mio, misericordia. Misericordia chiedo anche a voi, Maria Santissima, misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Miserere nostri Domine. Preghiamo. Guarda con amore, o Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei peccatori e subire il supplizio della croce. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Anche
tutta morta, è tutta morta, non può fare mai di giù, ma non mi chiede. La gioventù, hai visto? La gioventù sta dietro. Io già ho dato. Piano piano. È lunga. Tagliando la moda della moda. Allora la moda non sta via. Attenzione sopra. No, ma non tocca. Prima di più peccar voglio morire.
Ho fatto la trasmissione con ha spiegato tutto, è vero, ma questo è un problema da tutte le parti. Purtroppo sì, è il primo problema di l'anno. È l'inverno demografico che è terribile. Da quello si risale, se si risale molto. Dai un po' più avanti. Buongiorno, buongiorno. Cottebo. Ah.
Gesù buono, per la vostra nazione ci perdono, per la vostra nazione ci perdono. Amen. Questa orrenda macchia dell'anima mia, risolvendo di amarti con tutto il cuore nel rimanente tempo di tutta la mia vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.
miserere nostri Domine. Preghiamo, guarda con amore, o Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esiste. Scendo tutti qua sotto il venaio. Scusa che non è la stessa attesa, però. Chi chiama il pazzo? Dici,
Oh, non la lascio, Lasciala. Non ti ricordi le parole? Preferito, anziché andare a fare vita, ti crea un po' di movimento tra la croce e il gruppo. Cerchiamo di riconcentrarci per ascoltare questa nuova meditazione. Quarto viaggio e quarta stazione, Gesù compare davanti Ponzio Pilato.
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redenti il mondo. Considerami, anima mia, come il nostro appassionato Gesù, dopo essere stato strapazzato nel restante della notte nella casa del sommo sacerdote Caifa, con molti ed atroci tormenti, viene di nuovo legato con funi e catene e condotto per le strade di Gerusalemme. Lo conducano da Ponzio Pilato, il procuratore romano, dopo avergli fatto fare un lungo viaggio. O Dio, chi può esprimere la vostra confusione e vergogna, amabilissimo Signore mio Gesù Cristo, nel vedervi condotto così legato per le pubbliche strade e piazze di Gerusalemme, con tanti strepiti, gridi e maltrattamenti, e voi tutto soffriste per amore nostro. O quando vi costarono i nostri peccati, Gesù mio caro, conoscendo il procuratore romano Pilato la falsità delle accuse presentate contro Gesù Nazareno, come gli empi sacerdoti e capi dell'ebraismo chiedevano, invece di condannarlo, come essi domandavano, lo rimanda da Erode. A tale stato siete stato ridotto, Dio mio, da essere accusato di un uomo reo, e voi non apriste mai bocca, ma tutto soffriste in silenzio. Avi intento, Gesù mio, voi volete dare a noi un esempio di tolleranza, allorché corrispondiamo con ingratitudine. Me ne confondo, me ne umilio ai vostri piedi e propongo per l'avvenire di imitarvi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e di non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Jesus.
Allora, abbiamo detto.
Thank you.
Tiriamoci più avanti possibile, liberiamo subito la Deportiva Valeria. Sesto viaggio e sesta stazione, Gesù viene preferito a Barabba. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Anima mia, sei invitata in questo sesto viaggio e in questa sesta stazione ad una pietosa processione. Nel contemplarlo però non sei solo. Altre anime grandi, più appassionate te ne stupiscono e con fiumi di lacrime lo seguono. C'è l'appassionata e quasi agonizzante Maria, l'amato discepolo Giovanni e molte altre devote donne. Accompagnati dunque a questi e osserva come la sapienza eterna, l'allegria degli angeli, la bellezza del paradiso è sbalzata dal tribunale di Erode a quello di Ponzio Pilato, dopo avergli fatto fare un altro lungo viaggio. Osserva, anima mia, come il tuo appassionato Gesù se ne va per le strade più grandi di Gerusalemme, stanco, afflitto, coperto di confusione e tutto ricolmo di obbrobri. Tutti si affollano, uomini e donne, piccoli e grandi, per vederlo passare e tutti lo beffeggiano. Giunto Gesù al pretorio di Ponzio Pilato, questo giudice iniquo, riconoscendolo innocente, lo condanna a crudeli flagelli, onde viene coronato di spine e per far tacere gli ebrei viene proposto a Barabba, lo condanna a morire sull'infame legno della croce in mezzo a due ladri. O carità infinita del mio Dio, o bontà del mio Gesù, che si degna con tante pene scontare le mie libertà. Quando corrisponderò a tanto amore, a tanta misericordia, a tanta benignità? Gesù mio,
concedetemi fonte di lacrime per piangere giorno e notte le mie iniquità, che tanto sangue vi costarono e con tante pene. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Miserere nostri Domine, preghiamo. Guarda con amore, o Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.